Picco di presenze a Santo Stefano d'Aveto nel mese di agosto. Il comune guarda già avanti. L'obiettivo è finanziare l'innevamento artificiale di un'area che comprende il Prato della Cipolla. Scarseggia il cibo, manca la benzina e alcune attività sono ferme. Le difficoltà di Cuba raccontate da Don Claudio Arata. Dopo la sosta estiva, il sacerdote è tornato nella missione interdiocesana. Una serata di emozioni a Santa Margherita Ligure in occasione del concerto Noi con voi nel primo anniversario del crollo del Ponte Morandi. I fondi raccolti destinati a 5 famiglie segnate dalla tragedia. La Virtus Entella si è presentata alla città di Chiavari. I giocatori hanno sfilato davanti ai tifosi in Piazza Fenice. Il calciomercato è ancora aperto e si attendono nuovi acquisti. Gli antichi mestieri e i prodotti della Valle del Biologico protagonisti alla quarta edizione di San Pietrovara in Fiera. Tante persone nel fine settimana hanno animato la frazione di Varese Ligure. Buonasera a tutti e bentornati al nostro telegiornale. La cronaca in apertura con una buona notizia, perché è sveglia e vigile la ragazzina di 15 anni caduta ieri dal terrazzo di un'abitazione in via Marco Polo a Rapallo. A dirlo l'ultimo bollettino medico emesso dall'ospedale San Martino di Genova, dove la giovane è ricoverata. La ragazza si trova ancora nel reparto di rianimazione del pronto soccorso. I medici l'hanno estubata. Ricordiamo che le indagini sono condotte dai carabinieri di Rapallo, tra i primi a giungere sul posto subito dopo il fatto. La ragazzina, turista modenese in vacanza con la famiglia, è caduta dal secondo piano della casa in cui si trovava e ha riportato diversi traumi. E proseguono invece le indagini sul caso della rapina alla gioielleria di via Cairoli, sempre a Rapallo, avvenuta martedì. Gli inquirenti stanno visionando le immagini delle telecamere con l'obiettivo di isolare i fotogrammi necessari all'identificazione dei malviventi. La squadra mobile di Genova è a caccia dei tre ladri che sono entrati nella gioielleria, ma ritiene che ci fosse almeno una quarta persona, quella fuggita con la refurtiva. L'azione, lo ricordiamo, è partita poco dopo le 19. I ladri sono entrati nel negozio, hanno minacciato il responsabile e hanno rotto alcune vetrine con delle mazze per poi dileguarsi con diversi orologi Rolex. La scena ha attirato l'attenzione dei passanti, che hanno cercato di acciuffarli senza riuscirci. Nella fuga è stato abbandonato uno zaino con all'interno l'intera refurtiva. Secondo Marco Calì, dirigente della squadra mobile, ci sono poche speranze che i malviventi siano ancora nel territorio di Rapallo. Il modo di agire, spiega Calì, fa pensare a dei professionisti, non di certo a un piano improvvisato. Conclude il dirigente: non stiamo brancolando nel buio, sono fiducioso. Cambiamo tema, parliamo di turismo. Dopo un luglio sotto le aspettative, molti turisti hanno scelto Santo Stefano d'Aveto come meta per le loro vacanze in agosto. Una località tra le prime scelte sia per chi cerca un clima più mite rispetto alla riviera, sia per chi desidera svolgere attività sportive all'aperto. Sentiamo Giacomo Rizzi. Santo Stefano d'Aveto non è solamente un rifugio dalla calura estiva, ma un comune montano con proposte turistiche varie e strutturate, che vanno dalle attività sportive ad eventi serali di intrattenimento. La località sconta in parte il fatto di essere meta quasi esclusivamente per turisti italiani, i quali storicamente concentrano le proprie ferie nel mese di agosto. Le presenze in luglio sono infatti molto lontane dai numeri delle prime settimane di agosto. La stagione ha funzionato come del resto funzionano tutti gli anni. L'unico mese che abbiamo avuto grosse difficoltà è stato maggio. Poi giugno, luglio, agosto, qualcosa si fa sempre, ecco, più nel weekend, agosto, poi i 15 giorni canonici dove tutti sono in ferie, noi siamo ben contenti di accoglierli. Ci dicono che quest'anno, vuoi per il caldo che ha fatto in riviera o in città, ci siano state un po' di più di flusso di persone così, e quindi speriamo vada avanti così, insomma. Da fare non è che ci sia tanto, c'è da sviluppare, c'è da pubblicizzare, perché qua abbiamo impianti sportivi di qualsiasi tipo, soltanto che forse sono poco conosciuti, sono poco pubblicizzati, ecco. Tutti i servizi che possono essere comunque annessi a bambini, famiglie, ragazzi e tutto sono i ben accetti. Tutti i servizi che possono avere in Trentino o da altre parti dobbiamo cercare di farli qua. Con la fine dell'estate la speranza per chi lavora a Santo Stefano e in Val d'Aveto è quella di un autunno piovoso che favorisca una buona stagione per i fungaglioli. Discorso analogo per l'inverno, dove copiose nevicate favorirebbero l'utilizzo degli impianti sciistici di Santo Stefano. Abbiamo sempre il progetto totale dell'innevamento artificiale, che però stiamo cercando di finanziare quantomeno il primo lotto che riguarda l'arrivo del primo tronco della seggiovia e l'innevamento di tutto il prato della cipolla.
Un anziano è andato in arresto cardiaco questa mattina a Paraggi. Si tratta di un uomo di 90 anni che si è sentito male mentre si trovava in spiaggia. I primi soccorsi sono stati prestati dal bagnino, che ha effettuato il massaggio cardiaco guidato al telefono dagli operatori della centrale del pronto soccorso di Lavagna. Nel frattempo sono giunti i militi della colonnina di Stanza Portofino e l'automedica del 118, che in quel momento era in servizio a Santa Margherita Ligure. Il novantenne è stato defibrillato una volta, il battito è tornato regolare e l'uomo è rimasto in vita. Intubato e sedato è stato portato in codice rosso all'ospedale di Lavagna. E un incidente si è verificato questa mattina sul presto, intorno alle 7:30 in corso Lima a Chiavari, al termine della circonvallazione. Un giovane a bordo di uno scooter è andato a sbattere contro un'automobile parcheggiata. Nell'impatto ha riportato un trauma cranico e un trauma al rachide. Soccorso è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Lavagna, dove è stato ricoverato in codice giallo. Il giovane è apparso fin da subito in stato di alterazione fisica, per questo circa 3 ore dopo l'incidente è stato sottoposto al test alcolemico e aveva valori superiori al consentito, anche se evidentemente erano passate già diverse ore dall'assunzione di alcolici. Cambiamo argomento. Inizia un nuovo anno di attività missionaria a Cuba. Dopo la sosta estiva, Don Claudio Arata è rientrato nella diocesi di Santa Clara. Nel mese trascorso a Chiavari, il giovane prete ha potuto incontrare molte comunità parrocchiali. Un'occasione per raccontare le difficoltà che l'isola sta vivendo e per presentare i nuovi progetti. Sentiamo. La situazione a Cuba in questo momento com'è? Anche la vostra situazione, diciamo, di diocesi, che problemi incontra? Problemi economici, problemi legati anche al recupero dei materiali, non so, anche per aggiustare qualcosa, aggiustare le loro case, e anche a volte problemi legati al mangiare. Alcuni prodotti ci sono, non ci sono, altri prodotti che mancano possono essere le medicine. E negli ultimi tempi, anche con la crisi del Venezuela, questo ha avuto dei riflessi poi anche su Cuba, soprattutto per quanto riguarda avere il petrolio, la benzina, che vuol dire trasporti, che vuol dire non poter lavorare perché non possono uscire quindi con i trattori, che vuol dire anche l'elettricità. Spesso manca l'elettricità, questo vuol dire non poter lavorare, conservare i cibi, banalmente col ventilatore, e non potersi un po' rinfrescare, soprattutto in questo periodo estivo. L'aiuto anche della comunità diocesana di Chiavari attraverso le offerte, gli incontri, ecco, come sta andando anche questo e come pensate poi di utilizzare anche certe offerte? Ci stanno aiutando, tante persone mi dicono: sono per voi, sto pregando proprio per voi, per la missione. E poi anche dal punto di vista proprio materiale, economico, ci sostengono sempre. Penso anche in questo periodo tante comunità, ma anche tante persone, preti e laici, che hanno lasciato la loro offerta, che va appunto su quello che c'è da spendere giorno dopo giorno, oppure mettere a posto le case delle persone. Penso a un progetto a Manacas, nella parrocchia, dove abbiamo due case che però sono inagibili e sarebbero le opere parrocchiali di Manacas, quindi alcune offerte sono proprio destinate per riaprire queste case, restaurarle per il catechismo, per incontri dei grandi e dei piccoli. Nell'anniversario del crollo del Ponte Morandi, un gruppo di amici artisti si è dato disponibile per animare uno spettacolo di solidarietà a Santa Margherita Ligure. Nel corso del concerto sono stati raccolti 4.000 euro devoluti a 5 famiglie che nella tragedia hanno perso i propri cari. Una serata di grandi emozioni organizzata dal cantante Sandro Giacobbe. Vediamo. Una serata con diversi artisti. Amici, più che artisti, sono amici che hanno aderito a questa nostra iniziativa di raccogliere fondi per i minori, che sono i figli purtroppo delle persone che sono cadute dal ponte. Sono 5 famiglie e sono amici che, devo dire, in una giornata così particolare, riuscire a trovare artisti che vengono e che danno la loro persona è difficilissimo. Nella vita ti capita di fare della musica, delle canzoni, e di mettere a disposizione quello che è il tuo talento, anche la fortuna che tu hai di vivere di musica, per cercare di motivare gli altri e diventare in quel momento la colonna sonora di un pensiero. Ecco. Quando ho sentito parlare delle vittime che crescevano, di questa cosa che ci riguardava tutti, al di là, no, delle vittime in sé, cioè questo disastro così vicino, è stato, insomma, scioccante. Quindi essere qui questa sera
non potendo far niente ovviamente, ma potendo solo cantare qualche canzone, per me è così, dare una goccia nell'oceano che spero serva a qualcuno. Mi sono sentito miracolato perché sono passato su quel ponte, io abitavo per un periodo storico della mia vita a Sestri Ponente, quindi lavoravo in centro al teatro e quindi lo passavo quel ponte 4 volte al giorno, anche di più, quindi migliaia di volte. Una sensazione sempre un po' di insicurezza, devo confessare che ho sempre avuto, ci ero passato anche prima, qualche mese prima, a maggio, con delle persone e avevo proprio descritto quel mio senso di disagio, ecco, forse questa è stata una delle conferme di quanto forse si poteva fare qualcosa di più. Bisogna ricominciare per la città e credo che si stia facendo un buon lavoro. Chi prende le decisioni a Genova ha avuto una bella carta da giocarsi e se la stanno giocando bene, secondo me, stanno facendo un bel lavoro e quello che possiamo fare noi che facciamo questo mestiere è di esserci. Senti Vittorio. Ora spazio all'economia, come di consueto il giovedì. Oggi parliamo della cosiddetta lotteria degli scontrini, un'iniziativa che potrebbe sembrare bizzarra ma che è stata lanciata per contrastare una piaga in continua crescita come l'evasione fiscale. E scopriamo di più, scopriamo tutti i dettagli nella scheda della settimana. Prenderà il via dal 2020 la lotteria degli scontrini, che prevede la possibilità di partecipare all'estrazione dei premi per coloro che forniscono il proprio codice fiscale al momento dell'acquisto di prodotti del valore di almeno un euro. L'iniziativa vuole incentivare non tanto i consumi, quanto la richiesta da parte dei consumatori del rilascio dello scontrino fiscale. In pratica gli scontrini diventeranno una sorta di gratta e vinci. L'iniziativa sarà gestita da Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane in modalità digitale. Non si riceverà un biglietto cartaceo, ma virtuale. Per incentivare i mezzi di pagamento tracciabili, chi userà carte di credito e bancomat avrà un 20% di probabilità in più di vincere. Dovrebbero essere previste estrazioni mensili con premi fino a 10.000 euro e un annuale con il premio più alto pari a 1 milione di euro. Non potranno partecipare i minori o i cittadini non residenti in Italia. Per partecipare basterà spendere almeno un euro, poi per ogni 10 centesimi sopra l'euro verrà fornito un biglietto virtuale. La partecipazione non è automatica, anche per motivi di privacy, ma va richiesta fornendo il proprio codice fiscale. Sono esclusi gli scontrini per i quali sono previste detrazioni fiscali, come ad esempio in caso di acquisto di spese sanitarie. I biglietti vincenti saranno determinati sulla base di un numero generato da un algoritmo, verificato da società autorizzate o da un altro centro di ricerca universitario. La lotteria degli scontrini non rientra nel novero dei giochi pubblici, non stiamo parlando di azzardo, in quanto non prevede la partecipazione con puntate in denaro. La comunicazione della vincita potrà avvenire tramite posta elettronica certificata o arriverà a casa con raccomandata con avviso di ricevimento. Ci saranno 90 giorni per reclamare il premio. Quelli non incassati andranno ad alimentare i montepremi annuali. Questa mattina, nella riunione di giunta a Chiavari, è stato approvato il progetto esecutivo per il rifacimento della pavimentazione stradale in diverse zone della città. La spesa prevista è di 300.000 euro. I lavori interesseranno via Fiume, Corso Montevideo, via San Rufino, Corso Garibaldi, via Nino Bixio, Viale Devoto e Corso Lima. In alcune zone, dove i danni sono più gravi, sarà rifatto anche il sottofondo stradale. Infine, saranno eseguiti i lavori di pulizia dei tombini e degli impianti di smaltimento delle acque meteoriche, compresa la sostituzione dei chiusini e delle griglie ammalorate. Marco Di Capo, il sindaco di Chiavari, ha spiegato che l'importo è stato finanziato con l'avanzo di amministrazione vincolato e derivante dalle sanzioni amministrative al codice stradale. Con il ribasso d'asta saranno finanziate ulteriori asfaltature in altre aree della città di Chiavari. Alberi di alto fusto sono crollati sul greto del torrente Lavagna in località Scaruglia a San Colombano Certenoli. La segnalazione è stata fatta al sindaco dal gruppo consigliare Territorio e Sviluppo. In caso di piene del fiume, nota il capogruppo Claudio Solari, potrebbero ostacolare il corretto deflusso delle acque. Solari chiede dunque all'amministrazione di intervenire. E sempre in Val Fontanabuona c'è un caso che riguarda le riserve idriche dell'acquedotto Gattorna Bassi che si stanno esaurendo. Lo scrive su Facebook l'ex sindaco di Moconesi Gabriele Trossarello, citando Corrado Bacigalupo che ha la gestione dell'impianto. Trossarello invita gli utenti dell'acquedotto a ridurre i consumi e a limitarli ad un uso prettamente domestico, questo finché nuove piogge non reintegrino le riserve.
A Santa Margherita Ligure, infine, durante i controlli contro l'abbandono dei rifiuti e i cattivi comportamenti sulla differenziata, sono emerse alcune irregolarità commesse dagli ospiti degli appartamenti affittati ad uso turistico. Gli accertamenti sono stati eseguiti dalla polizia locale col personale di Dox Lanterna. Il dato positivo, commenta il sindaco, è che i cattivi comportamenti sono inferiori alle buone pratiche. Il primo cittadino ricorda poi che la responsabilità e le sanzioni cadono sul proprietario dei locali affittati, in quanto è lui, spiega, che ha il compito di ritirare i sacchetti per la differenziata e spiegare ai turisti come funziona il sistema di conferimento. Cambiamo tema, sport, musica e solidarietà. C'erano tutti gli elementi per rendere speciale la presentazione della Virtus Entella ieri sera alla città di Chiavari. La festa si è svolta in Piazza Fenice a pochi giorni dall'avvio del campionato di Serie B. Nell'occasione sono stati raccolti fondi a sostegno dell'hospice pediatrico Il Guscio dei Bimbi dell'ospedale Gaslini di Genova. Siamo andati a vedere. Si riparte con la festa, come quella scoppiata l'ultima giornata dello scorso campionato con la Virtus Entella promossa in B. Piazza Fenice si è stretta attorno ai biancocelesti, pronti ad affrontare la nuova sfida già sabato sera al Comunale contro il Livorno. La società sta ancora lavorando per rafforzare la rosa. Il mercato finisce ancora tra qualche settimana, si sta lavorando per portare dentro qualche altro giocatore. Non è facile, perché non è solo l'Entella sul mercato, ma ci sono tante altre squadre. Tante altre squadre incomplete, ma qualcos'altro sicuramente arriverà. I giocatori hanno sfilato davanti ai tifosi, la squadra non vede l'ora di scendere in campo. Quest'anno la presentazione è avvenuta tardi rispetto al solito, segno di impegno in questi mesi estivi e di grande concentrazione. Siamo veramente a ridosso della prima di campionato, che sabato si gioca con Livorno. Colgo anche questa occasione per invitare tutti i chiavaresi a venire a sostenere l'Entella, perché quest'anno è dura. Siamo abituati a un campionato non facile, ma come quello della C, dove si fa bene. Quest'anno cambia la musica e quindi abbiamo bisogno veramente dell'aiuto di tutti. Penso che la Serie B sia un patrimonio di tutti, a partire da noi giocatori che cerchiamo di fare sempre meglio, sempre, avere sempre più ambizione, cercare di arrivare più in alto possibile. È una categoria che comunque dà immagine a tutti, alla città, e penso che questi tifosi l'abbiano capito. Per Chiavari la Serie B è come una Champions, scherza il sindaco, salito sul palco per far festa con la società. Il primo cittadino si augura che il campionato non dia grosse sofferenze e invita i chiavaresi allo stadio. Ho rinnovato l'abbonamento nei distinti con tutti gli amici, ho vicino a me anche un tifoso che viene da Grosseto, Giorgio Mangiapane, che ogni volta si fa oltre 300 km, 3 ore di viaggio per venire a vedere i colori dell'Entella, per cui questo deve essere d'esempio per tutti i chiavaresi che vengono a vedere la squadra della nostra città. La Lavagnese invece ha tesserato Chris Gheyekatim, attaccante di grande presenza fisica e tatticamente duttile. Il giovane, classe 1994, è nato in Senegal ed è un giocatore di grande presenza fisica, è alto 198 cm e pesa 88 kg. Ha mosso i primi passi in Francia, in Italia gioca dal 2013, ha avuto varie esperienze, tra queste il Corigliano, Gallipoli, Moravera e Santa Caldese. Cambiamo argomento, buon successo di pubblico per la quarta edizione di San Pietro Vara in Fiera, la manifestazione che dal 2015 anima le vie e le piazzette del borgo della Val di Vara, frazione del comune di Varese Ligure. Nei giorni scorsi sono andati in scena gli antichi mestieri, con la possibilità per tutti di vedere all'opera abili artigiani alle prese con attrezzi e utensili di una volta. Siamo andati a vedere. Fiera dei mestieri a San Pietro Vara, una conferma nell'estate della Val di Vara. Sì, siamo orgogliosi di aver contribuito anche quest'anno in collaborazione con l'amministrazione comunale di Varese Ligure a questa iniziativa. Iniziativa che vede coinvolte tante imprese del settore alimentare, del settore tradizionale artistico e imprese commerciali, che dimostrano quanto sia vivo questo territorio, la comunità poi di San Pietro Vara in particolare, e quanta voglia ci sia di valorizzare gli antichi mestieri, le tradizioni, la cultura, la storia e l'enogastronomia, con particolare attenzione al biologico, che poi Varese Ligure credo che a livello nazionale rappresenti proprio un punto di riferimento per il biologico. Tra le novità di San Pietro in Fiera, i macchinari, gli antichi macchinari e i mestieri, come venivano fatti proprio una volta? Ma sì, è incredibile, perché possiamo vedere veramente come funzionavano un tempo le varie attività, perché abbiamo il frantoio con la
macina, abbiamo proprio la sia come dove venivano tagliati le assi, i legnami, no? E in più altre, un'altra ventina di attività che vanno, addirittura abbiamo una guaritrice, ma c'è anche il fabbro, ci sono poi il baco da seta, quindi come si fa la seta, abbiamo le signore che filano la lana, quindi veramente la riscoperta finalmente dei vecchi mestieri di quelli che erano i nostri artigiani. Che mestieri troviamo qui? Qui troviamo dal fabbro all'arrotino, il seggiolaio, i bachi da seta, noi alleviamo, siamo tra i pochissimi in Italia ad allevare ancora i bachi da seta. Come vi tramandate questa antica tradizione? Noi abbiamo iniziato quasi per caso, perché eravamo un gruppo di genitori che già facevamo altre attività legate al mondo del paese dove abitavamo, e con la passione di tanti abbiamo iniziato piano piano a creare questo gruppo ormai consolidato in tanti anni di esperienze in giro per centro nord Italia. Il Consorzio Centro Storico di Lavagna ha donato al Comune una bacheca nella quale potranno essere indicati gli orari delle messe nelle parrocchie cittadine e quelli di apertura del cimitero monumentale. La struttura è stata acquistata grazie alla generosità di cittadini e turisti ed è stata collocata in piazza Marconi a disposizione di tutta la città. La vedete nell'immagine. Sempre a Lavagna, il Comitato della Croce Rossa questa volta organizza per domani sera una manifestazione in piazza Falcone. L'obiettivo è raccogliere fondi per l'acquisto di una nuova ambulanza. La festa inizierà alle 19 con l'apertura degli stand gastronomici e proseguirà con una serie di sorprese che allieteranno la seconda edizione di Food, Drinks and Music. L'iniziativa è sostenuta anche da alcune attività commerciali cittadine. Ora sfogliamo l'agenda di Telepace e vediamo così tutti gli altri appuntamenti per domani. Venerdì 23 agosto torna, come ogni anno, l'appuntamento con la solidarietà a Sori. Per la 16ª edizione di Sori Solidale, 4 giorni di festa nella zona pedonale per raccogliere offerte a sostegno dell'associazione Gigi Ghirotti. Appuntamento dalle 17 in avanti con stand gastronomici, musica e cabaret. Sarà inaugurata alle 18 la mostra personale del fotografo Marco Pagetto, esperto in scatti fotografici a tema astratto con colorazione digitale. La mostra sarà allestita in piazza Matteotti a Sestri Levante e si potrà visitare fino a domenica. Dalle 18 alle 22 fino al 25 agosto sarà possibile visitare l'esposizione Artisti e Artigiani a Leivi, giunta alla 9ª edizione. L'esposizione è allestita nella sala polivalente di piazza Giovanni Paolo II a San Bartolomeo. Per la rassegna Estate con le stelle a Santa Margherita Ligure, nei locali di Villa Durazzo, incontro con Esther Antonucci sul tema Il sole, la stella che rende possibile la vita, all'inizio alle 18. Escursione alla scoperta dei pipistrelli con partenza alle 19.30 a Montallegro. Si tratta di un appuntamento organizzato in collaborazione con i naturalisti del gruppo Cesbin. Occorrono scarpe da trekking ed una torcia. Musica anni 90 a Santa Margherita Ligure, nella spiaggia Mare per Tutti, nella zona di Ghiaia. Si tratta di una delle serate organizzate per sostenere l'attività della spiaggia stessa, che permette a persone con disabilità di andare al mare in sicurezza. Appuntamento alle 20.30. Il coro dialettale I Ragazzi dei Frati invita ad una serata dedicata a canti, poesie ed altro ancora, tutto rigorosamente in dialetto. Un po' dei Sestri, questo è il titolo della serata, avrà inizio alle 21 ai Bagni Liguri, ovviamente a Sestri Levante. Terzo appuntamento a San Michele di Pagana con le serate di musica e cultura organizzate dalla parrocchia nella chiesa. Alle 21 concerto del quartetto Lichnowsky per due violini, viola e violoncello. In programma brani di Bach e Mozart. L'ingresso è libero. Saranno raccolte offerte a sostegno dei restauri della chiesa parrocchiale. Alle 21 in piazza Caprera a Santa Margherita Ligure, a conclusione del Festival della Politica, l'associazione culturale Isaia Berlin consegnerà il premio Ansaldo, giunto alla sua seconda edizione. Ultimo appuntamento per la 37ª edizione del Festival Estivo di Musica da Camera, organizzato a Sestri Levante dall'Associazione Musicale Ars Antiqua. All'ex convento dell'Annunziata, in scena Silvano Minella al violino e Flavia Brunetto al pianoforte, con un programma dal classicismo ad oggi. Appuntamento alle 21.15. Ancora un appuntamento per domani. Prima di chiudere, è stata presentata la 12ª edizione di Hello Frank, la manifestazione omaggio a Natalina Dolly Garaventa, mamma di Frank Sinatra, nata nel 1896 a Rossi di Lumarzo ed emigrata giovanissima con i genitori a Hoboken in New Jersey.
Domani sera alle ore 21 a Lumarzo sono attesi il fondatore dei New Trolls, Vittorio De Scalzi, Fabrizio Casalino e Giua. Sabato alle 17.30 invece la chiesetta di Rossi ospiterà il cantastorie Franco Picetti e la cantante Emanuela Musante. Sono previsti anche stand gastronomici a cura della locale Proloco. Per l'edizione 2019 di Hello Frank il Comune chiede al direttore artistico del 70° Festival di Sanremo, Amadeus e alla RAI di promuovere sul palco dell'Ariston un omaggio a Frank Sinatra scomparso 20 anni fa. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale, ci ritroviamo domattina puntuali con la nostra rassegna stampa. Per tutti gli altri aggiornamenti continuate a seguirci sul sito www.teleradiopace.com. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.